Dimmi una cosa, perché allora, vedere tutte queste emozioni. Ti confesso, no? Che è una trasmissione straordinaria perché mi fa venire in mente anche i miei genitori. Cioè, nel senso, quando. Chi è? Ho visto. È l'UFO. È l'UFO della Marcuzzi. Allora, io adesso sono papà, no? E mi accorgo del ruolo del papà, di com'è cambiato, di com'era a quei tempi. I nostri papà erano molto più severi. Cioè, mio papà sapeva della mia sensibilità, mi regalava solo a Natale, mi portava al cinema a vedere Bambi. Io piangevo per 2 ore, tornavo a casa, cosa c'era da mangiare? Polenta e capriolo, apposta per darmi fastidio. Sì, ma no, ma mia figlia, mi accorgo, è molto più protetta e tutelata di come eravamo noi. A parte furba. Quando mi chiama che ha bisogno di qualcosa, ciao papino, ciao papone, Andreone nazionale. Quando la chiamo io, dimmi Andre. Andre. Oh, io mio papà lo chiamavo papà perché non sapevo neanche che avesse un altro nome. Mi bastava quello lì. Cioè, per te sì, era papà. Sì, no, mia figlia è diventata... È furba. Furba, Carlo. Allora, adesso vuole uscire, vuole andare in discoteca. Ci mettiamo d'accordo a che ora devo andare a prenderla. Io aspetto che finisce Ballando sotto le stelle fino alle 2:10 sul divano, così vado a prenderla. Fuori ci sono 20-30 macchine, tutte con i 4 fari. Dico, madonna, guarda quanti taxi ci sono. No, sono tutti i papà che aspettano le figlie. C'è uno che gira col termos del tè, dal tè a tutti i papà. I tempi sono cambiati, ma va bene così. Va bene, va bene, va bene.